E anche oggi non ci facciamo mancare un po' di novità. Intanto, buongiorno a tutti. Allora, praticamente Google Shopping, ci sono i risultati gratis di Google Shopping? Bene, andranno anche in SERP di ricerca, quindi senza dover andare nella tab di shopping, ma nella SERP normale, cioè la GIF ve la leggo. Molto carino, sicuramente importantissimo, cioè sarà una cosa davvero importante. Google spiega come funziona la ricerca di YouTube, cioè un pochino di dettagli su come appunto vengono categorizzati i video in funzione di come ci siamo comportati sostanzialmente. È secondo me abbastanza curioso e utile da leggere. Google utilizza l'analisi dei sentimenti, un articolo che dice un po' tutto e il contrario di tutto, però secondo me è importante capire che Google comunque intanto li analizza i sentimenti, cioè cerca di capire qual è lo stato emotivo del contenuto e appunto si torna lì sull'hit, quindi su tutta la... la percezione di ciò che stiamo facendo e di come stiamo quando raccontiamo qualche cosa. Poi va bene, abbiamo Google Search Console che si integra con Analytics e quindi avremo un bordello di dati in più, comunque molto più facile da fruire. Non vedo l'ora che arrivi, ci viene segnalato per email. LinkedIn, la creazione di contenuti è aumentata del 60% in alcun anno. LinkedIn funziona, funziona un sacco, quindi va usato. Sempre Google che dice, no ma guardate, la maggior parte di ciò che guadagna una persona lo spende nel raggio di 20 km da casa sua. Tradotto, Google sta investendo follemente su, appunto, sul My Business, sull'integrazione dell'online e dell'offline, perché lì si muove un grande capitale. Poi abbiamo una cosa bellissima che cambierà tutto il nostro futuro: come funziona l'algoritmo di Tinder. Grazie a questo potremo avere un enorme successo su Tinder oppure fare i SEO su Tinder. Quindi ti chiama uno e ti dice: senti, io vorrei essere molto visibile su Tinder, una, e faremo il SEO su Tinder. No, però è ganso, merita di essere letto. E Google, oh, questo è importante, pagherà gli editori per Google News e via dicendo. In alcune nazioni stanno nascendo degli accordi dove Google paga l'editore che era stanco di avere contenuti sì molto visibili ma perderci tutto l'introito in qualche maniera, se non riempiendo il sito di spammate, titoli clickbait, ma quindi io ti pago ma te mi fai un contenuto di qualità. Almeno questo spero sia il principio, molto interessante. Microsoft sospende la spesa pubblicitaria su Facebook e Instagram, quindi gli stanno segando le gambe. Sono sempre di più le aziende che stanno letteralmente boicottando Facebook per la sua poca presa di posizione in merito a tematiche razziali o insomma in tutto il campo etico. Facebook si è sempre schierato un po' poco. Diverse aziende stanno dicendo e io non ti do più i soldi. Impattante questa cosa, va approfondita, così l'ho riassunta malissimo, però vi consiglio di leggerla, ne vale la pena. TripAdvisor, Yelp e altri mettono in evidenza la sicurezza del logo a tema Covid, cioè gli utenti vogliono capire se il luogo dove stanno andando è sicuro, quindi integreranno questo tipo di informazioni per cercare di capire meglio se appunto quel luogo è sicuro. Cerchi la fonte originale di un'immagine online, un po' di guide su come appunto risalire alla versione prima di quell'immagine che stai guardando. Infine, YouTube vuole fermare l'ascesa di TikTok e a tal cosa lancia video di 15 secondi. Anche questa è una contromossa interessante. Sono tutti lì a cercare di inseguire TikTok. Mi sembra per certi versi incredibile, però effettivamente TikTok sta facendo grandi numeri. Mi scuso tantissimo se oggi sono profondamente depresso e tristissimo, perché stamani mattina sono venuto a vedermi il camper per comprarlo. Dei ragazzi bellissimi che si meritano con tutto il cuore un bellissimo camperino, ma io soffro tanto perché il mio camperino voglio bene e mi mancherà tantissimo, quindi devo decidere e pensarci. Buona giornata a tutti, grazie.